Ciao Paolo, senti, come ci racconti com'è cambiata un po' la viticoltura negli ultimi 40 anni, visto la storia longeva di questa azienda, l'azienda Paolo Rodaro, che da molte generazioni produce vino in questa bellissima zona dei Colli Orientali, siamo a Spessa di Cividale. Ci racconti un po'? Volentieri, per quello che ne posso sapere. La prima cosa che mi viene in mente dietro questa domanda è il fatto che io quando avevo 7-8 anni e andavo a vendemmiare, si raccoglieva l'allora Tocai, oggi Friulano, il primo giorno di scuola, ma il primo giorno di scuola, 40 anni fa, era il 1° di ottobre. Sono passati più di 50 anni e adesso il Friulano si raccoglie mediamente il 1° di settembre. Quindi, inesorabilmente, in 50 anni non si è fatto altro che anticipare di un mese l'epoca vendemmiale. Questo porta dei cambiamenti. Il cambio del clima è innegabile. Quindi si va a vendemmiare con le maniche corte, con i pantaloncini corti. Ora, questo porta a dei cambiamenti fondamentali nella viticoltura di tutto il Friuli, ma di tutto il mondo. Quello che una volta era considerata grande terra di vini bianchi, perché i rossi maturavano a ottobre avanzato e quindi soggetti a freddi e piogge, sta diventando sempre più invece grande terra di vini bianchi. Grande terra, scusate, di vini rossi e non di vini bianchi. I vini bianchi saranno coltivati sempre più a nord e magari laddove oggi abbiamo ancora un po' di neve. Almeno tre di questi sono autoctoni storici della nostra zona. I bianchi non è che li trascuriamo, ma un'azienda come la nostra, che in zona qui si produce dal 70 al 90% di vini bianchi, ha intrapreso questi cambiamenti e produciamo il 55% della nostra produzione è di vini rossi. Vini rossi magari fatti addirittura un po' in modo particolare, perché oltre che ad essere aiutati dalla natura in questa maturazione che prima 50 anni fa non avveniva, li raccogliamo in piccole casse, abbiamo circa 60.000 cassettine che possono contenere 2,5 kg, 3 kg di uva per cassettina, li lasciamo sul maturare in fruttaio da 1 mese a 2 mesi per fare quelli che noi chiamiamo i rossi romani, che sono rossi che inevitabilmente con questo procedimento sono rossi che hanno dai 15 ai 16 gradi alcolici, ma che attraverso il tempo di questa surmaturazione nei plateau riescono a maturare perfettamente quelli che sono i tannini ed avere dei tannini nobili e gentili e vini da evoluzione. Infatti cominciano ad essere immessi sul mercato dopo 5 o 6 anni, ma se noi prendiamo un vino che in questo momento può avere 20 anni, perché sono 20 gli anni che facciamo questa sperimentazione all'inizio, dopodiché è diventata vinificazione a tutti gli effetti, prendiamo dei rossi che sono rossi del 2000, quindi hanno 20 anni e non sono certo in una fase di decadenza, ma di ulteriore evoluzione. Ecco in sintesi che cosa è cambiato e che cosa porterà in un'azienda, in una zona come la nostra, questi cambiamenti climatici. So che hai intrapreso due nuove strade, no? Una, quella della spumantizzazione un po' di anni fa, con la spumantizzazione di un Pinot Nero, metodo classico, e una invece che un po' esula dalla viticoltura, no? I tuoi
la tua vocazione nell'allevamento di questa razza di maiali molto particolare. Ci vuoi raccontare qualcosa? Per quanto riguarda lo spumante, è una sfida non verso gli altri, ma verso noi stessi, verso me stesso, perché negli ultimi anni c'è stato un calo drastico dei consumi, ma io per primo dei vini dolci, ma un incremento esponenziale degli spumanti. Però francamente non mi piacciono gli spumanti fatti in autoclave, quindi con il metodo Charmat, ma per me lo spumante è solo metodo classico, lo spumante è solo con vitigni internazionali, quindi lo spumante che noi facciamo è o 100% Pinot Nero, che diventa un rosé o un Blanc de Noir, o 60% Pinot Nero e 40% Chardonnay. Lo lasciamo dai 30 ai 60 mesi sui lieviti, quindi anche questo siamo dei neofiti perché siamo solamente 12 anni che lavoriamo nella spumantizzazione. E quindi le tre cose fondamentali affinché noi facciamo spumante sono solo metodo classico, quindi solo rifermentazione in bottiglia, solo con vitigni internazionali, perché la Francia ci insegna che noi non siamo i parenti poveri, quindi solo con Pinot Nero e Chardonnay. Mi dà fastidio parlare, perdere tempo con delle persone che reputo ruffiane, e per questo anche il vino secondo me non deve essere ruffiano, ma deve essere deciso, trasparente, in modo che come guardiamo negli occhi le persone, dobbiamo guardare negli occhi il vino e non amabilizzarlo, dolcificarlo affinché sia un po' più piacione, almeno il primo bicchiere, verso il consumatore finale. C'è un qualche cosa che mi rendo conto di molto importante. Il pas dosé, quindi il non dosato, senza liquor di spedizione, quindi senza liquori, ma specialmente senza zucchero, sta venendo fuori una cosa molto bella. Un vino dosato, quindi un brut che ha dai 6 ai 12 grammi litro di zucchero, si beve molto volentieri il primo bicchiere, ma forse si beve il secondo o il terzo. Beh, vi posso garantire che se voi cominciate ad assaggiare sempre più spesso dei pas dosé, quindi dei non dosati, e se bevete il primo bicchiere, vi garantisco che ne bevete il secondo, il terzo, il quarto, magari poi patente o salute, fermatevi, ma è un qualche cosa che la salivazione in bocca che fa fare un vino secco, dato l'acidità e dato l'essere asciutto, ti fa desiderare di consumare il secondo bicchiere e il bicchiere successivo. Questo per quanto riguarda lo spumante. Per quanto riguarda invece il maiale, abbiamo dei terreni in collina che sono talmente ripidi che non si può fare vigneto. Allora ho avuto l'occasione diversi 7-8 anni fa di assaggiare uno soccollo di Mangalizza, questo maiale pecora di origine ungherese, nazionalizzato ungherese ma addirittura di origine serba, e mi è piaciuto in modo particolare ed è un maiale rustico, un maiale che non può essere allevato in un allevamento, ma deve essere allevato solamente in mezzo ai boschi, in mezzo alla campagna. E noi abbiamo questi tre recinti e facciamo la filiera produttiva di tutti i nostri piccola quantità di maiali. Quindi abbiamo un piccolo recinto dove c'è il verro, il maschio, che si chiama Lorenzo, e cinque femmine. E Lorenzo ha la possibilità di avere cinque femmine a sua disposizione. Fortunato, eh? Fortunato, sì. La si dà da fare Lorenzo, eh. E poi abbiamo due altri piccoli recinti che sono per l'ingrasso. In tutto abbiamo una cinquantina di maiali adesso, però siccome arrivano di un quintale 80 in 2 anni e mezzo, il progetto di macellazione è di non più di 20 maiali all'anno. Quindi la produzione totale
potrebbe essere di al massimo 40 prosciutti, non 40.000 prosciutti, 40 prosciutti, 40 spalle, 40 soccolli, 120 kg in tutto di salame punto di coltello, 200-300 kg di lardo, basta, qualche pancetta, ecco la produzione che può essere. Bene, una produzione che si può assaggiare venendoti a trovare nell'azienda qui a Spessa di Cividale. Adesso noi andiamo a vederli questi maiali, ti va? Volentieri, facciamo quattro passi e andiamo a vederli. Benissimo, andiamo allora. Dai. Una cosa che bisognerebbe sempre più sottolineare è che a mio avviso la parola terroir, che è un po' anche inflazionata secondo me, bisognerebbe farne un uso attento e diminuire l'uso della parola terroir per usare la parola airoir. Io vi invito ad andare nelle colline e sentire verso il tramonto di sera le brezze d'aria che sono in collina. Quando piove in collina, piove anche in pianura. Quando c'è il sole in pianura, c'è sole anche in collina. Ma la brezza che c'è in collina, le correnti d'aria, sono tipiche dei movimenti della collina. Sono quelle che determinano le brezze e fanno sì che nel periodo più delicato, in settembre o ottobre, che è il periodo della raccolta, quindi della parte di finitura della maturazione, la rugiada non cade, non si deposita questa umidità sul chicco, e se si deposita alle 7 del mattino è già asciutta. Se noi andiamo a 300 metri da questa collina, che è una pianura, pur nobile tutto quello che si vuole, ma mentre qui alle 7 del mattino il chicco è asciutto, nella pianura che è a 500 metri, alle 10 del mattino tocchiamo il chicco e si vede ancora la polvere dell'umidità della rugiada ancora addosso. Questo vuol dire bagnatura del chicco mediamente 5 ore al giorno. Se ne moltiplichiamo questo monte ore per un tot di giorni, viene fuori un totale di ore esorbitante. Allora vuol dire che 4 annate su 5, non sempre, perché la matematica non fa parte dell'agricoltura, 4 annate su 5 in collina si raccoglie l'uva quando noi decidiamo di raccoglierla perché è sana e matura. In pianura la si raccoglie il giorno prima che marcisca.